dal fallimento della porta di Pera Spa, anche alla luce delle sentenze del TAR che hanno visto valida, diciamo, la decadenza della concessione demaniale marittima che era in capo alla porta di Pera Spa, ho ritenuto che l'organo amministrativo nuovo dovesse essere formato più da diciamo, professionisti in materia aziendale che da tecnici, perché in questo momento l'obiettivo di far diventare il porto della città di Imperia ritengo che sia a portata di mano e deve essere assolutamente perseguito. E quindi il nuovo consiglio di amministrazione, che è formato da due commercialisti e un consulente del lavoro che adesso vi spiegherò, vi presenterò, ha questo obiettivo. Chiaramente poi la Imperia è una cosa complessa, entro fine anno, primi mesi dell'anno prossimo ci sarà la fusione con l'Imperia Servizi, diventerà una società con ancora più grande, con ancora più funzioni, e quindi ci sarà poi, che sarà il compito dell'organo amministrativo, disegnare un organigramma che sia corrispondente alle funzioni dell'azienda e ai servizi che deve erogare. Quindi noi ora, come mandato al CDA, come primo mandato, abbiamo quello di, oltre, diciamo, alla normale gestione, abbiamo quello